Salvador Dalí nasce nel 1904 a Figueres, che siamo in Catalogna, in Spagna, e qui praticamente da questo luogo, che poi resterà sempre dentro la sua memoria, tanto che ritornerà alla fine della sua vita nello stesso posto a fondare il museo che ancora oggi conserva le opere, che, e non solo le sue ma anche quelle dei suoi amici, che caratterizzano questo grande genio del Novecento, sviluppa le sue idee di base per andare poi nel mondo a rappresentare il suo nuovo pensiero estetico. È pittore, scultore, cineasta, fotografo, molto abile dal punto di vista tecnico, soprattutto pittorico. È vero che già la prima mostra la fa nel suo paese natale nel 1919, all'età praticamente di 15 anni ha già fatto la prima mostra. Lì a livello locale si forma, finite le elementari, si forma nella scuola d'arte locale e poi approda a Madrid, dove frequenterà l'Accademia di Belle Arti. Però carattere irrequieto, difficoltà di relazione con le altre persone, già nell'86 viene espulso. Però nonostante questa mancanza di formazione completa in ambito accademico, acquisisce e ha già acquisito un'abilità tecnica straordinaria, un po' dovute a doti naturali e un po' alla formazione scolastica. Diventa amico del poeta Lorca e qui comincia a guardare al di là dell'orizzonte di casa, al di là dello stato spagnolo in cui è nato, e comincia a guardare a Parigi, che è la città mitica di questo periodo in cui accadono tutte le cose straordinarie e meravigliose. Già nel 26 a Parigi è qui la possibilità di incontrare Picasso, che tra l'altro è un suo compaesano, spagnolo anche lui, e quindi di mettere in relazione le sue abilità tecniche già definite con quelli che sono i linguaggi d'avanguardia. Quindi passa da iperrealismi a gesti più casuali, istintivi, più espressivi, senza una strutturazione linguistica definita. Già nel 26 si unisce al gruppo di surrealisti a Parigi e qui ha la fortuna di incontrare la donna della sua vita, che è Gala, che ha ben 11 anni più di lui, e resteranno insieme per tutta la vita, anche se un rapporto molto, 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 molto particolare. Nel 36 è a New York e già nel 21 aveva fatto un'opera che dà segnali di questo sistema espressivo tipico del surrealismo, un movimento, ripeto, a cui aderisce e che tende a rappresentare quella che è la visibilità del sogno, a dare figuralità al sogno. E proprio loro cercheranno tutta una serie di strategie, i loro surrealisti, per arrivare a questa rappresentazione del sogno. L'opera del 31, che caratterizza già questo modo di lavorare, è La permanenza della memoria, un'opera di dimensioni piccole, 24x33, un olio, che oggi si trova al MoMA di New York. Abbiamo detto nel 34 è già a New York, nel 36 c'è una mostra di surrealisti a Londra, di grande esposizione internazionale di surrealisti, di grande prestigio e di grande successo di pubblico, la quale ha 3.000 visitatori. Pensate che già nel 38, quindi 2 anni dopo, la stessa mostra portata a Parigi, sempre la mostra di surrealisti, va addirittura 40.000 visitatori. L'allestimento della mostra sarà fatto, tra l'altro, da un grande dadaista e surrealista che è Duchamp. Poi ancora nel 42 abbiamo un'altra mostra a New York, sempre legata al surrealismo, e poi negli anni successivi in Milano e poi in giro per tutto il mondo. Praticamente nel giro di pochi decenni diventerà anche lui, insieme a Picasso e ad altri protagonisti del Novecento, una icona internazionale, mondiale, delle rivoluzioni dovute alle avanguardie storiche. Il periodo, che va dagli ultimi anni dell'Ottocento sino alla metà del Novecento, fu un tempo di mutamenti politici e sociali, legato a un'economia fiorente che, con scoperte e invenzioni, cambiò il modo di vivere e di pensare della classe borghese in Europa e oltreoceano. Parigi divenne il centro propulsivo di tendenze e mode. Qui, nel Novecento, venne organizzata l'Esposizione Universale, in cui si presentò sia l'innovativo sistema elettrico sia l'invenzione del cinema. Le tensioni sociali si ampliarono e in Russia e in Cina iniziarono le rivoluzioni comuniste. In questi anni, a cavallo tra i due secoli, gli artisti svolsero nuove sperimentazioni.
L'esigenza di andare oltre la realtà apparente in modo da indagare l'interiorità, l'inconscio, portò gli artisti e gli intellettuali a produrre nuovi linguaggi e apparati formali in ambito razionale e istintivo. Nel primo decennio del Novecento iniziarono le avanguardie. I movimenti artistici vollero affermare principi e valori nuovi, superando le regole condivise, costituendo di fatto anche nuovi dogmi espressi nei manifesti costitutivi dei movimenti. Un rapido susseguirsi di gruppi e di correnti artistiche affollarono Parigi e le città europee. Le proposte artistiche esplosero con nuove proposte, scuotendo i contesti sociali e culturali costituiti. Gli artisti d'avanguardia si consideravano dei combattenti in prima linea e suscitarono molta diffidenza. Per molti anni non verranno capiti e ancora oggi rimane qualche perplessità. Le correnti più famose che caratterizzarono i primi anni del Novecento furono il cubismo, l'espressionismo tedesco e francese, le correnti non figurative o astratte, il futurismo, il dadaismo, la pittura metafisica e per ultimo il surrealismo. Questi movimenti artistici, che nacquero in un contesto culturale e geografico definito, con il passare del tempo si diffusero perdendo l'identità di luogo. Si svilupparono rapidamente in tutto il mondo ricco e industrializzato. Alcuni artisti, senza aderire a un determinato movimento, elaboreranno un proprio linguaggio personale, come ad esempio il gruppo della Scuola di Parigi. Purtroppo, oltre ai cambiamenti positivi, si svilupparono due conflitti mondiali, dal 1914 al 1918 e poi dal 1939 al 1945, le due più grandi e sanguinose guerre dell'umanità. L'America, dopo la Seconda Guerra Mondiale, divenne la più grande potenza del mondo e sviluppò nel suo seno le indicazioni dei movimenti che in Europa avevano caratterizzato i primi decenni del secolo. Allora, nel 1942 Dalí scrive la sua autobiografia. In questo momento di esaltazione che poi caratterizza tutta la sua vita, comincia a raccontare quelle che sono state le sue vicende. Però già nel 1948, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, lui visita l'Italia e lì ci sono immagini di tipo esoterico a cui si ispirerà particolarmente. Nel 1951 torna in Catalogna, quindi nella sua terra, e tra il 39 e il 74 bisogna tenere presente che c'è la dittatura di Franco, quindi lui c'è un momento in cui lui non prende le distanze da questo evento politico così sconvolgente e per questo verrà anche criticato in maniera dura, cioè resterà neutro in sostanza per quello che riguarda l'aspetto politico della sua terra natale. Nel 38 invece avrà un incontro fondamentale per la sua vita, perché incontrerà Freud, incontrerà a Londra, nella sua casa di Londra, e quindi con Freud metterà a fuoco una serie di idee straordinarie su quello che è l'interpretazione del sogno, ovviamente. No? Lui, proprio sulla scia di queste idee freudiane, creerà questo concetto di automatismo psichico. Cosa vuol dire? Che praticamente lui potrà realizzare le sue opere senza pensare a quello che andrà a fare in maniera specifica, ma lasciando la mano andare in maniera automatica, senza bisogno di pensare al soggetto da fare, come noi quando scarabocchiamo mentre stiamo telefonando, un po' questa è l'idea. Però ovviamente con la sua grande abilità tecnica il risultato è veramente straordinario. Abbiamo una morbida costruzione con fagioli, quindi temi di tipo del sogno, ma il sogno, come noi sappiamo, restituisce alla nostra immaginazione temi anche che non hanno senso tra di loro, non hanno una logica conseguenza, quindi temi della quotidianità con temi mitici, è proprio tipico poi del surrealismo. Questa opera, che è un'opera un metro per un metro, quindi di grande dimensione per le nuove dimensioni che operano gli artisti contemporanei, si trova oggi a Filadelfia. E poi abbiamo un'altra opera del 37 più o meno, che è un'opera anche questa di piccolo formato che si trova alla Tate Gallery di Londra, che è la Metamorfosi di Narciso. Anche qua
un po' di tema mitologico che si relaziona con quello che è il tema del sogno tipico del maestro catalano. E sempre nel 1937 un'opera che io ho visto riprodotta quando ero ragazzo, andavo a lezione di disegno da un pittore locale dove io abitavo e aveva lui stesso riprodotto questa giraffa, era un pittore abbastanza virtuoso e mi ricordo queste immagini di questa giraffa che è di piccole dimensioni, quindi io ho avuto contatto con questa opera prima tramite una riproduzione e dopo ho visto l'originale, un'opera di 35 cm per 30, quindi di piccole dimensioni, si trova a Basilea oggi, è un olio su pannello, quindi anche i supporti cambiano, tela, pannello, in rapporto anche a quelle che sono le ricerche formali del maestro catalano. Ed è la giraffa in fiamme, straordinaria, sono sempre questi temi, diciamo, legati all'onirico e al sogno, che vengono riproposti nelle composizioni del maestro spagnolo. Salvador Dalí nacque nel 1904 a Figueres, in Catalogna, in una benestante famiglia borghese. Nel 1916, dopo aver frequentato le elementari, Salvador Dalí inizia a frequentare le lezioni alla Scuola Comunale di Disegno. L'evoluzione artistica della sua opera è molto precoce e rapidamente crea una sintesi tra la sua formazione classica e l'area impressionista e delle nuove avanguardie, come il fauvismo, il cubismo e il surrealismo. Nel 1922 Dalí inizia a frequentare a Madrid l'Accademia. Nel 1926 viene espulso dalla scuola. In questo periodo avvenne il suo primo viaggio a Parigi, dove conobbe Pablo Picasso e visita il Museo del Louvre. Nel 1927 inizia il servizio militare e collabora a diverse riviste. Progetta le scenografie e i costumi di un'opera teatrale. Gli anni 1929-1930 segnano l'adesione di Salvador Dalí al gruppo surrealista parigino e l'inizio della sua relazione con Gala, colei che da quel momento diventerà la sua compagna e musa ispiratrice, rimanendogli a fianco per tutta la vita. Nel 1931 Dalí presenta la sua prima mostra personale a Parigi. È grazie al successo delle numerose mostre a Parigi, a New York e a Londra che gli anni 30 rappresentano per Salvador Dalí la consacrazione artistica. Sarà proprio in questo periodo che il pittore svilupperà il suo metodo paranoico-critico, che lo porterà, nel 1934, a essere espulso dal gruppo dei surrealisti. A causa dell'invasione tedesca, nel 1940 abbandonò Parigi e si trasferì negli Stati Uniti. Dalí tentò di coniugare nelle sue opere due elementi base. Da un lato una tecnica che eguagli quelli dei grandi maestri del passato e dall'altro le sue teorie ed esperimenti visivi derivati dal surrealismo e dall'interpretazione degli stimoli delle avanguardie. Nel 1964 pubblicò Diario di un genio, che aveva iniziato a scrivere nel 1962. Nel 1974 Dalí inaugurò il Teatro Museo Dalí di Figueres, che ancora oggi ospita gran parte della sua produzione e opere dei suoi pittori preferiti. L'ultima stagione della sua vita vede un progressivo deterioramento delle condizioni fisiche e una progressiva esemplificazione tecnica e formale delle opere. Muore a Figueres, sua città natale, il 23 gennaio 1989. Dagli anni 60 agli anni 70, 74 in particolare, del Novecento, Dalí comincerà a lavorare alla sua casa museo nella sua città natale, a Figueres. E qui comincerà, oggi, ancora oggi, visitabile, bellissima, in cui metterà insieme e raccoglierà gran parte del suo lavoro eseguito in tutta la sua vita. E diventerà un museo, teatro-museo, in cui lui vivrà la sua parte, l'ultima parte della sua vita, e anche visitabile dall'esterno. Nell'82 muore Gala, sua moglie, che l'aveva accompagnato per tutta la sua vita. Qui comincerà una depressione che lo porterà piano piano verso la morte nel 1989. Diciamo che durante la sua vita aveva forgiato tutta una serie di segni che andavano dalla
il virtuosismo più assoluto della tecnica pittorica di cui era padrone, veramente padrone, alle cose più estreme, più semplici, più gestuali, e organizzando una serie di temi che recuperavano dalla tradizione classica, per esempio il famoso elefante ripreso da Bernini, dal monumento di Bernini a Roma, a cose più legate allo stimolo scientifico. L'arte nel Novecento, ma anche prima, non aveva più rapporti diretti con la scienza, però gli artisti cercano ogni tanto di recuperare alcuni elementi legati alla scienza, per esempio il concetto dell'orologio del tempo relativo è un simbolo che riemerge dalla sua passione per la scienza. Anche tutta una serie di simboli vengono usati nella sua pittura, anzi la sua pittura è piena di simboli. Le formiche, che lui intende come segno di morte, la chiocciola. E poi, senz'altro, è stato, come abbiamo già detto, fondamentale l'incontro con Freud, che ha scatenato in lui una serie di elementi. Freud stesso era l'unico forse artista che Freud ammirava del Novecento, da lì. E quindi c'è nato un rapporto, pur con incontri, con questo incontro casuale, e un rapporto intimo di elaborazione del pensiero per quello che riguardava la pittura surrealista. Nel 29 un'altra opera abbastanza significativa, con l'uovo, il grande masturbatore, un'opera che si trova a Madrid e che dà ancora segnali di questo suo modo di elaborare i temi del surrealismo. Nel 44 ancora un'opera molto famosa anche questa, che si trova anche questa a Madrid, che è Il sogno causato dal volo di un'ape, in cui ci sono vari elementi apparentemente lontani tra di loro che vengono messi all'interno della stessa composizione, proprio perché questo lavoro di automatismo legato alla pittura surrealista. Poi ancora disegna gioielli, ormai è un uomo notissimo, oggetti d'arredo, eccetera, eccetera. Qualsiasi cosa che porta la sua firma diventa un oggetto facilmente vendibile, quindi è molto richiesto. Anche il cinema si occuperà di lui, anzi lo prenderà come collaboratore. In particolare nel 1945 Walt Disney lo assumerà per un'opera che si chiamerà Destino, che praticamente non verrà mai conclusa, però metterà anche queste le basi per un nuovo intervento di Dalì, anche un mondo che lo affascinava e che diventerà anche questo segno della sua attenzione alla modernità. Nel 1955 un'altra opera molto bella, che si trova a Washington, di dimensioni medio-grande, 1,60 m x 2,70 m, che è L'ultima cena, in cui interpreta il tema religioso al cui lui rimane particolarmente legato per tutta la sua vita.